Buongiorno a tutti. Io sono Giacomo Alessandroni e insegno telecomunicazioni all'ITIS Enrico Mattei di Urbino. Questi sono giorni difficili. Sono giorni in cui non eravamo abituati ad affrontare queste sfide. Giornate che spesso si trasformano e non sappiamo nemmeno come gestirle. Il tempo si dilata e tutto sembra un po' effimero. Cosa possiamo fare? Dal momento che io insegno telecomunicazioni, ma soprattutto perché credo, anzi lo so, ne sono certo, che i miei alunni hanno molta più fantasia e creatività di me, che sia possibile anche parlarsi per fare lezione, sicuramente. Io non scommetterei adesso sui tempi che ci separano, quindi prepariamoci a una nuova modalità di studio. E a inventare una nuova modalità di studio. Ma prepariamoci anche a fare due chiacchiere come se fossimo al bar. Sì, insegnare telecomunicazioni per me significa anche lanciare sfide come: oh ragazzi, vi va di costruire una web radio? Dai, non è difficile. Computer, smartphone, l'abbiamo tutti. Chi è più audace potrebbe anche fare delle dirette. Chi è timido potrà registrarsi prima e così vedere di nascosto l'effetto che fa. Scoprire che la sua voce, una volta registrata, non è esattamente come l'ha sempre pensata e probabilmente gli verrà voglia di chiedere scusa al mondo intero. No, no, non fatelo. C'è una spiegazione anche per questo e forse un giorno ve la racconterò, magari prima che ci rivedremo faccia a faccia, ma questa è un'altra storia. Però soprattutto ragazzi, quello che stiamo facendo adesso è un esperimento che serve a tenerci in contatto, creare, cercare di parlare di quello che ci va, anche senza me, fatelo tra di voi, fatelo come volete, provate e visto che siete qui, ascoltatevi il resto di questa musica. Io vi aspetterò, come sempre. E come dicono tutti in questi giorni, con il famoso hashtag pronunciato come direbbe un noto comico italiano imitando un altro noto politico italiano, andrà tutto bene, a meno che, perlomeno per quanto riguarda il mio umile ménage familiare, non decidiamo di cambiare hashtag. Moriremo tutti di colesterolo, naturalmente, perché a casa mia, in questa quarantena, mangiamo come se non ci fosse un domani e naturalmente mangiamo tutto.